Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo parlando di Covid, perché una famiglia di Poggio Picenze in provincia dell'Aquila è stata contagiata dalla variante brasiliana del Covid. Tre i casi abruzzesi. Il ceppo sudamericano del virus era stato individuato ieri a Varese per la prima volta in Italia. Tutti i contagiati, infatti, sono recentemente tornati dal Brasile. Vediamo il servizio con anche il bollettino quotidiano sull'andamento del virus in Abruzzo. Individuata in Abruzzo la variante brasiliana del Covid. Dopo i casi di quella inglese a Guardia Grele, l'Istituto Zooprofilattico ha evidenziato tre casi di Covid brasiliano a Poggio Picenze, in provincia dell'Aquila. A renderlo noto il presidente della giunta abruzzese Marco Marsilio nel corso del consiglio regionale. I casi di positività fanno riferimento ad un'unica famiglia di ritorno dal Brasile che al momento è stata messa in quarantena. L'Istituto Teramano ora provvederà ad isolare il virus che verrà sottoposto al vaccino Pfizer, così da verificare se il farmaco riesca a proteggere anche da questa variante. Questa è la seconda volta che il ceppo brasiliano è stato individuato in Italia. Il primo caso riguarda un uomo di Varese, di ritorno anch'egli proprio dal paese sudamericano. Questa variante, così come quella inglese e quella sudafricana, si diffonderebbe con maggiore facilità. I tre casi riscontrati oggi in Abruzzo portano così a 152 il numero dei contagi nelle ultime ore, ovvero poco oltre il 2% dei 6.977 test processati, di cui 4.182 antigenici e 2.795 tamponi molecolari. Il più anziano tra i casi odierni ha 87 anni, il più giovane 6 anni. 17 morti, 1.435 dall'inizio della pandemia. Quelli delle ultime ore avevano un'età compresa tra 48 e 95 anni, 9 in provincia di Chieti, 3 in quella di Teramo e 5 in quella di Pescara. 284 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo sono 10.047 i positivi accertati, meno 149 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 415 pazienti, meno 11 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 42 in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri ma con 2 nuovi ricoveri, mentre gli altri 9.590, meno 136 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questi i numeri forniti dall'assessorato regionale alla sanità. Sottoposta a sequestro preventivo nel Teramano una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva. Nelle ultime settimane si è generato un focolaio Covid che ha riguardato una ventina di persone tra ospiti, quasi tutti contagiati, e personale in cui sono morte 4 persone. Alfredo Primante. È stato il focolaio di Covid-19 a consentire ai NAS di Pescara di scoprire una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli operatori addirittura erano inquadrati come dei braccianti agricoli. Per la struttura di Castellalto, denominata Fattoria Sociale, è scattato il sequestro preventivo di 2 immobili al termine delle indagini coordinate dal PM della Procura di Teramo, Davide Rosati. Nella struttura del Teramano, come detto, sono state registrate positività sia tra il personale addetto all'assistenza che tra gli ospiti, con 4 decessi riguardanti 2 uomini e 2 donne, uno dei quali di 51 anni, avvenuti negli ospedali di Teramo e Giulianova. Nel corso delle indagini è stato accertato che al posto della dichiarata fattoria sociale vi era di fatto una residenza per anziani, peraltro non autosufficienti e con disagi psicofisici. Il personale addetto all'assistenza, per di più, era privo delle specifiche qualifiche assistenziali e non appartenente ad alcuna delle professioni sanitarie. Dopo l'intervento dei carabinieri, gli ospiti sono stati tutti trasferiti in altre strutture sanitarie idonee. Ancora la questione sanitaria. Dopo i tamponi rapidi effettuati ai cittadini nel weekend appena trascorso, a San Salvo ci si prepara ad effettuare lo screening anche sulla popolazione studentesca. I test prenderanno il via domani. I risultati che abbiamo ottenuto saranno sicuramente completati da questa operazione importante su quella fascia della popolazione a cui teniamo in particolar modo. Dopo aver concluso la prima fase dello screening di massa per il Covid-19 a San Salvo, con 5.807 cittadini che hanno effettuato il tampone e 13 test positivi da accertare attraverso i molecolari, da domani si darà il via ai test sulla popolazione studentesca in collaborazione con la presidenza dell'Omnicomprensivo
della città. Domani cominceremo con via Scopelliti e lo screening sarà per tutti gli studenti che frequentano il plesso di via Scopelliti. Giovedì saranno interessati i due plessi di via De Vito e di via Melvin Jones, ovviamente solo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, mentre venerdì e sabato toccherà agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, quindi del liceo, dell'ITE e dell'istituto professionale. Tutti i test si svolgeranno presso le palestre dei plessi, dove allestiremo tre punti di accettazione con ovviamente il supporto del personale medico della ASL e del personale amministrativo della scuola, che ringrazio. La partecipazione è volontaria, come spiega il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che però invita i genitori degli studenti a firmare il consenso informato affinché si possa procedere ad effettuare il maggior numero di tamponi possibile agli studenti. Una fotografia importante che deve essere scattata anche nelle scuole, non solo perché la popolazione scolastica è una popolazione a cui teniamo tutti, ma anche perché per fortuna nella nostra città è abbastanza corposa. È un atto di responsabilità e di civismo nei confronti della propria comunità scolastica, della propria comunità cittadina e della propria famiglia. La cronaca, ancora dispersi, quattro escursionisti probabilmente travolti da una valanga sul Monte Velino. È giunto al campo di Forme, frazione di Massa d'Albe, un elicottero attrezzato per il distacco artificiale degli accumuli di neve, generalmente operato con microcariche. È necessaria la bonifica e la messa in sicurezza dell'area per proteggere la vita dei soccorritori sul Monte Velino. 30 uomini circa che cercano i quattro escursionisti dispersi da due giorni stanno lavorando in un ambiente minacciato costantemente dal pericolo di distacco valanghe. A causa della troppa neve anche le unità cinofile sono in difficoltà. I cani non riescono a seguire le tracce sul manto nevoso, troppo stratificato, e arrancano nel percorso affondando sulla neve fresca. Il cielo è terso, il vento meno forte. La zona interessata è quella sotto al colle di Bicchero e presenta un'area primaria di ricerca molto estesa che va perlustrata metro per metro a circa 2000 metri di altezza. Gli elicotteri fanno la spola dal campo base alla montagna per dare il cambio ai soccorritori in quota. Le operazioni sono proseguite fino a circa le 17 di oggi pomeriggio. Al campo base sono presenti i familiari dei dispersi che in attesa di notizie vengono tenuti al corrente delle operazioni per dar loro sostegno, ma anche agli stessi soccorritori che stanno lavorando da domenica sera in condizioni proibitive. Sono arrivati sul posto degli psicologi. La protezione civile sta distribuendo pasti e bevande calde. Intanto in corso una riunione in prefettura. All'Aquila partecipano rappresentanti dei corpi militari e civili coinvolti nelle operazioni. Cambiamo lavoro, ci occupiamo di lavoro, appunto, cambiamo argomento. Crisi occupazionale gravissima nell'intera provincia di Teramo e il grido di allarme dei sindacati CGIL, CISL e UIL che chiedono alla politica di indirizzare i fondi del Recovery Plan proprio sul lavoro, sulle infrastrutture e sulla formazione per il rilancio del territorio. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. La provincia di Teramo sta vivendo una crisi occupazionale tra le più gravi dal dopoguerra. Le risorse del Recovery Plan possono rappresentare una concreta opportunità se indirizzate ai giovani, alle donne e alla coesione territoriale. Lo ribadiscono forte la CGIL, la CISL e la UIL di Teramo, che chiedono alla politica di mettere al centro la persona e i suoi bisogni primari, a partire dalla salute, il lavoro, il territorio e l'ambiente. Oggi abbiamo un'occasione storica e nell'occasione storica bisogna in qualche modo fare massa critica, fare sistema. Noi diciamo che bisogna mettere in campo una governance che analizza la realtà di questo territorio e prova comunque sia poi a costruire una progettualità che non solo digitalizzazione, quindi modernizzazione, non solo transizione ecologica, ci dicono inclusione e poi dicono una cosa aggiuntiva. Ogni progetto deve in qualche modo misurare, saper misurare, quindi non basta solo il progetto faccio il ponte, faccio un esempio, no. Deve saper misurare veramente qual è in qualche modo il vantaggio che ne hanno i giovani, che ne ha la coesione sociale e che ne hanno anche le donne. Quindi questi sono indirizzi che a nostro avviso devono in qualche modo essere sempre sottolineati e ricordati in ogni pratica progettuale. Per quanto riguarda poi la qualità della vita, Teramo è anche l'ultima provincia della regione Abruzzo e
al 76esimo posto, con 20 posizioni in meno rispetto al 2019. Quali sono le vostre proposte, ma le più importanti per poter superare questa crisi sul lavoro soprattutto? Noi vogliamo vedere fatte delle opere, tipo le infrastrutture, rivedere la sanità, avere la possibilità di rilanciare un'industria, specialmente la Val Vibrata, che sta soffrendo enormemente, così come abbiamo bisogno di formazione e di digitalizzazione, che diventa il futuro di questa realtà. Qual è la posizione della CISL in questo momento di crisi? È una posizione che mira intanto a valorizzare tutto quello che ruota intorno alla formazione, che mira a riqualificare tutti coloro che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro, e purtroppo in questa provincia, e soprattutto in alcune zone di questa provincia, ne abbiamo diverse centinaia, quindi dando una formazione che miri a ricollocare, una formazione che miri a riqualificare, una formazione che dia la possibilità a coloro che ancora operano all'interno del mercato del lavoro di non correre i rischi che hanno purtroppo vissuto altre persone in precedenza. Si tratta di farsi trovare pronti con quelle che sono le nuove sfide, con la digitalizzazione. Per poterlo fare bisogna appunto avere le conoscenze e le capacità adeguate. La politica sulla questione del progetto Chieti Open Heritage. Il vice sindaco del capoluogo tetino Paolo De Cesare ha attaccato il centrodestra e il consigliere candidato sindaco alle ultime elezioni Fabrizio Di Stefano. Paolo Renzetti. Sulla vicenda relativa al Chieti Open Heritage, riguardante il progetto con fondi europei di riqualificazione e di valorizzazione culturale del Palazzo Massangioli e dell'ex Cinema Eden, il vice sindaco e assessore alla cultura Paolo De Cesare ha tenuto questa mattina una conferenza stampa presso il foyer del Teatro Marrucino, polemizzando con il centrodestra e parlando di un atto grave e a danno della città, e preannunciando anche azioni legali a tutela dell'immagine di Chieti. Oltre che l'ex candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, diciamo che riguardano un danno subito, cagionato all'amministrazione comunale di immagine, oltre che di mancata chance, un danno veramente molto rilevante, considerati anche i partner che erano presenti in questo progetto, tra i quali spiccava anche l'università con il professor Trinchese. Il comune di Chieti è stato oggetto di truffa, di frode, sostanzialmente, perché si continua a dire che arriveranno 6 milioni di euro di finanziamenti relativamente alla valorizzazione e alla riqualificazione del Palazzo Massangioli e l'ex Cinema Eden per il progetto Open Heritage dell'UIA, il segretariato di Lille della Commissione Europea. Ci è arrivata la risposta ufficiale, abbiamo sentito il segretariato e ci è arrivata la risposta ufficiale con una relazione. Il comune di Chieti non ha mai partecipato a questo bando, nonostante ci sia stato un lavoro importante con un incarico dell'amministrazione Di Primio, una delega dell'ex sindaco Di Primio, il quale ha delegato ad agire in nome per conto dell'amministrazione relativamente a questo progetto la dottoressa Scognamiglio. Bene, il comune di Chieti non ha mai partecipato, il progetto non è stato mai valutato, c'è stato un inizio di registrazione che ha sviluppato un codice e poi non ha mai inviato neanche la proposta di progetto. Noi tuteleremo l'ente con il segretario generale, con l'avvocatura del comune, e ci saranno anche, immagino, delle costituzioni di parte civile, perché il fatto è molto rilevante, squalifica chi ha agito veramente in questo modo. Mi meraviglio del dell'ex senatore Di Stefano, che continua a dire, lo ha detto fino all'altro giorno in consiglio comunale, nonché anche nella conferenza stampa dei 100 giorni, ma tra l'altro lo ha scritto prendendo in giro 50.000 cittadini di Chieti, perché ha inviato la lettera a tutte le famiglie teatine, a tutti i cittadini teatini, dicendo che lui già aveva concretizzato un finanziamento di 6 milioni di euro. In realtà non è vero nulla assolutamente, abbiamo la riprova di questo, e quindi, non potendo pensare e dubitare che ci sia una collusione da parte del senatore Di Stefano, perché lungi da me pensare una cosa del genere, però comunque è sinonimo del fatto che è stato molto ingenuo il senatore Di Stefano, è caduto con tutte le scarpe in questa vicenda, e quindi meno male che l'abbiamo asfaltato nella competizione elettorale, e oggi non è sindaco di Chieti, altrimenti c'erano danni e bisognava preoccuparsi relativamente al comune per una gestione sua, perché voglio dire, se è caduto con tutte le scarpe in questa cosa, insomma, tutta questa esperienza che si vantava probabilmente non c'è.
Torniamo ora a occuparci della questione SNAM, della centrale a spinta e compressione in progetto a Sulmona con il relativo metanodotto lungo la Adriatica, la costiera Adriatica. Su richiesta del Comune di Sulmona è stata rinviata a data da destinarsi la riunione prevista per il 28 gennaio prossimo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione alla costruzione del metanodotto. Esprime soddisfazione il Sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che ha detto: è stata accolta la nostra richiesta, condivisa dai comuni e dagli altri portatori di interesse coinvolti, di rinviare la riunione vista l'assenza della documentazione completa, in particolare dello studio sulla sismicità riguardante l'intero tracciato del metanodotto e non solo sulla centrale. Ribadisco la necessità anche di disporre una nuova via, una nuova valutazione di impatto ambientale, obsoleta e inadeguata alle attuali politiche ambientali ed economiche, prima di poter esprimere un parere definitivo su un progetto SNAM sul quale continuiamo a definirci contrari, in sinergia con il territorio, con i comitati, le associazioni, gli enti e intere comunità che in questi anni hanno contrastato la realizzazione della centrale a gas e del metanodotto a Sulmona. I residenti delle Palazzine Ater di via Borgognoni a Villa Vomano di Teramo chiedono interventi urgenti sugli stabili diventati fatiscenti e pericolosi. Vediamo il servizio. L'altra sera è caduto l'altro pezzo di cappotto, niente, abbiamo tutte le fognature scoperte, abbiamo le buche, non so perché ci trattano così. L'ennesima storia di degrado ed incuria all'interno di Palazzine Ater arriva da via Borgognoni di Villa Vomano, frazione del comune di Teramo. Buche lungo la strada, illuminazione pubblica che manca, pezzi del rivestimento termico a cappotto sparsi ovunque, infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti che man mano diventano insalubri per la presenza della muffa. Una situazione anche di pericolo per l'incolumità di persone e soprattutto bambini, intollerabile in un paese civile nel 2021, della quale alcuni residenti chiedono alle istituzioni di farsi carico. In queste palazzine costruite qualche decennio fa vivono una trentina di famiglie che si sentono abbandonate e alle quali sono arrivate solo generiche rassicurazioni e qualche transenna per allontanare i residenti dalle zone di pericolo. Sono venuti a fare i sopralluoghi parecchie volte a vedere questa palazzina che più passa i giorni più cade. E io voglio che vengano ad aggiustare, perché loro i soldi li prendono, morosa non sono, e se no, se non pago mi danno lo sfratto. Voglio e pretendo che vengano ad aggiustare questa palazzina. Io ho dei figli anche minori, si vergogna a far venire i compagni suoi della scuola vedendo questa palazzina schifosa, orribile. Per favore intervenite, e mi rivolgo anche al sindaco di Teramo e mi rivolgo anche al presidente dell'Ater, la Ceci, che venga a fare un sopralluogo più presto possibile. Questa mattina a Francavilla, nei pressi del distretto dell'ASL, c'è stata una protesta di alcuni cittadini del Comitato Spontaneo che chiede la riapertura del consultorio, che è chiuso ormai dal marzo scorso. Dal 30 marzo scorso il consultorio di Francavilla al Mare è chiuso, c'è un comitato spontaneo che è nato nelle ultime settimane, oggi state manifestando per chiedere la riapertura immediata. In realtà i primi incontri risalgono al 20 di luglio, poi ci siamo visti a ottobre, abbiamo ricevuto diverse promesse da Thomas Schell che il consultorio avrebbe riaperto a settembre, e così non è stato, poi a dicembre non è stato, adesso l'assessore Verì dice che riaprirà a metà febbraio. Noi siamo qui e non possiamo arretrare. Avere un consultorio a Francavilla vuol dire avere un'assistenza psicologica accessibile, avere un'assistenza ginecologica, avere il pediatra, fare screening per il tumore al collo dell'utero, il pap test. C'è stato un vertiginoso calo di questi screening, che vuol dire che ci sono donne a rischio. Ci tengo a precisare una cosa: non riguarda solo Francavilla, riguarda tutti i paesi limitrofi che si servivano del consultorio di Francavilla e che adesso non c'è più. Oggi chi si serviva fino a qualche mese fa di questo consultorio dove deve andare?
Adesso deve andare a Chieti, in un periodo in cui ci chiedono o di restare dentro casa o di non uscire dal nostro comune, si rischia di creare assembramenti in quelli che sono insomma, gli uffici di Chieti e anche di contrarre il Covid. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. In primo piano il calcio. Nella giornata di ieri Giovanni Galeone ha festeggiato il suo 80° compleanno. È intervenuto nel corso della trasmissione Replay. Il profeta ha trattenuto a stento le lacrime per le grandi testimonianze di stima e di affetto ricevute come sempre dai tifosi del Pescara. Andrea Costantini. È stato travolto dalle emozioni Giovanni Galeone, l'allenatore più vincente a Pescara e soprattutto il più amato dai tifosi pescaresi, simbolo di una epoca e di una Pescara splendente sotto il profilo sportivo e non solo, l'uomo che più ha saputo emozionare i tifosi biancazzurri, emozioni che gli sportivi hanno contraccambiato ieri nel giorno del suo 80° compleanno. Tante le persone che sui social hanno dedicato un pensiero al profeta, sommerso dagli auguri e poi telefonate e poi interviste sui maggiori quotidiani sportivi nazionali. Perché oltre ai risultati del campo, per tanti addetti ai lavori, per tanti calciatori, è stato un vero e proprio maestro. Dopo 35 anni Galeone, causa pandemia, non ha trascorso il suo compleanno a Pescara, ma ad Udine, dove, collegato ieri sera nel corso della trasmissione Replay, a stento ha trattenuto le lacrime, commosso da tale incontenibile dimostrazione d'affetto verso di lui. Cosa vuoi che ti dica, Enrico? Io non me l'aspettavo. Tutto questo bene è... questo amore che mi stanno dimostrando veramente non me l'aspettavo. Lasciamo perdere i giornali nazionali e quello che hanno scritto di me eccetera, ma quello soprattutto che mi hanno fatto sentire da arrivare da Pescara, io credo che le persone che hanno amato possono capire questo, perché l'amore si sente quando c'è. Però se ti commuovi tu stasera, Giovanni, alla fine, se ti commuovi tu, qui cominciano le lacrime. Per carità, però una cosa che si sente, Enrico, una cosa che si sente. Io sono stato felice in tantissime città dove ho allenato, perché mi vogliono bene a Perugia, a Ferrara poi mi fanno le ovazioni e non ho vinto niente a Ferrara. A San Giovanni Valdarno, a Grosseto, mi vogliono bene, però l'amore che io sento quando arrivo a Pescara e anche quando non ci sono a Pescara, è una cosa stranissima, è una cosa che è unica, che te devo dire. Io amo Pescara sicuramente, però non avrei pensato che dopo tutti questi anni ci fosse ancora questa specie proprio di affetto verso di me, che è più di affetto, è ancora più che affetto. Che abbiano ancora un ricordo di te è una cosa che non capita sempre, ecco, diciamoci la verità. Poi non mi emoziono più, ci siamo già emozionati. E state facendo vedere delle immagini stupende. Così si vede che abbiamo lasciato dei ricordi forti, delle emozioni forti. Ci siamo tanto divertiti. Io quando tu mi hai intervistato e hai lasciato... le ultime parole su quel libro che poi hanno scritto di quella famosa e favolosa annata, hai scritto una cosa e eravamo belli, ma noi continuiamo a essere belli. E veniamo ora al presente del Delfino. Nel pomeriggio il Pescara si è allenato al Centro Vestina di Montesilvano per preparare la trasferta di domenica a Verona, dove giocherà contro il Chievo. Sul fronte mercato in giornata è giunta l'ufficialità di Nicola Rigoni e si lavora anche alle uscite. Offerte in arrivo per Maestro e Crecco, ma non si escludono anche le partenze di altri profili come Busellato e Valdifiori. Fari puntati sul centrocampo del Pescara in queste ultime giornate di calciomercato, Roberto Breda avrà a disposizione Nicola Rigoni, trentenne originario di Schio nel Vicentino, cresciuto nelle giovanili del Vicenza dove ha anche giocato in prima squadra, allenato all'epoca proprio da Breda. Rigoni ha anche un trascorso in Serie A, 4 stagioni, 79 presenze e 4 gol con il Chievo, più altre 4 apparizioni, appena ventenne, con la maglia del Palermo. Nella sua carriera ha anche indossato le divise di Regina e Cittadella. La scorsa stagione
stagione, l'approdo nell'ambizioso Monza in Serie C, un infortunio muscolare dopo la prima partita, il ritorno dopo un mese e mezzo per mettere insieme 14 presenze e 2 gol prima dello stop al campionato per la pandemia. In questa stagione è finito ai margini nelle gerarchie del tecnico Brocchi, una presenza da 5 minuti in campionato e una da titolare in Coppa Italia. Regista o mezzala di buona struttura fisica e con un buon tiro sarà un rinforzo per la mediana. Il fratello Luca, 36enne, milita nel Vicenza. Altro giocatore finito nel mirino del Pescara è il gigante Andrea Tabanelli, mezzala in forza al Frosinone, che è andato in gol proprio sabato scorso contro la Regina dopo essere subentrato. Il Pescara si è informato, ma la sua partenza non è così certa. Il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti sono anche al lavoro per sfoltire. Sembrava scontata la partenza di Massimiliano Busellato e invece il mercato fa registrare richieste su altri due profili, Luca Crecco e Fabio Maestro. Crecco, di proprietà del Pescara, è appetito dal Cosenza. Il giocatore, scuola Lazio, già finito ai margini nell'era Oddo, sembra di nuovo fuori dai piani anche nella gestione Breda e potrebbe decidere di cambiare aria. Su Fabio Maestro, che è di proprietà della Lazio, si è fatto avanti il Venezia, che ha intenzione di riportare a casa la mezzala di Porto Tolle. Valutazioni sono in corso in casa Pescara, che non vorrebbe privarsi di Maestro, ma il rendimento da tempo in flessione e gli arrivi di Macin e Rigoni possono chiudere spazi all'ex salernitana. Valutazioni in corso anche per Valdifiori, un girone d'andata deludente e non si escludono sorprese da qui alla fine del mercato. In difesa, momento di impasse dopo il mancato arrivo di Pirola, che ferma anche l'uscita di uno tra Scognamiglio e Jarosinski. Situazione in stand-by anche per Alessio Riccardi e Cristian Capone. Se Roma e Atalanta non avranno offerte da altri club, i due giocatori, ai margini della rosa, resteranno sul groppone del Delfino. E come vi dicevo poc'anzi, è arrivata l'ufficialità. Nicola Rigoni è un nuovo giocatore del Pescara e domani sosterrà il primo allenamento in biancazzurro. Così il neocentrocampista del Delfino è arrivato in prestito secco dal Monza. C'è stato l'interesse del Pescara e in poco tempo abbiamo trovato l'accordo. Non è un momento facile, ma spero in un girone di ritorno importante, così da riportare la squadra nella posizione di classifica che merita. Conosco mister Breda, l'ho avuto a Vicenza ma solo in ritiro, poi mi sono fatto male e quando sono rientrato era stato nel frattempo esonerato. Posso ricoprire tutti i ruoli in un centrocampo a due o a tre, non ho preferenze. A inizio carriera ho fatto più la mezzala, nelle ultime stagioni ho agito più volte da mediano davanti alla difesa. Il mio obiettivo è aiutare la squadra con prestazioni importanti. A giugno faremo eventuali valutazioni per il futuro. Queste le prime parole di Rigoni in maglia bianco-azzurra. Andiamo ora in Serie C. La buona prestazione del Teramo a Palermo ha messo di nuovo in mostra Domenico Mungo, il centrocampista nella mediana 3. Ha giocato infatti un ottimo match e si candida per una maglia da titolare contro il Bari il prossimo sabato pomeriggio. Jacopo Forcella. Sì, sono soddisfatto della mia prestazione e anche della prestazione dei miei compagni, perché noi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte e anche se non abbiamo portato a casa dei punti, abbiamo portato un risultato positivo a casa, quindi è sempre positivo. E poi sono soddisfatto anche della mia prestazione e dove ho giocato. Quando uno non gioca deve dimostrarlo sempre, sia in settimana, sia domenica quando entra e sia quando è chiamato in causa. Io penso di aver fatto sempre il mio dovere, di oltre ad essermi sempre comportato bene, di aver fatto sempre buone prestazioni, compreso domenica, e quindi sono contento. Io penso, come sempre, a lavorare, non sono cose che riguardano me, o che penso solo a lavorare, poi sto bene qua, ho un altro anno e mezzo di contratto e non penso a queste voci. Ancora dobbiamo vedere il Bari nei video o quant'altro, però sicuramente è un'ottima squadra, una squadra che è fatta per vincere il campionato e per portare a casa dei punti dovremmo fare un'ottima prestazione, se no non ne portiamo a casa punti, perché sono una buona squadra, sono forti. Sicuramente in un'annata ci sono alti e bassi, noi siamo partiti, come penso nessuno si aspettava, benissimo. E ci sono stati bassi dopo e dobbiamo fare di tutto per tornare in alto e fare punti, perché adesso è da tante partite che non vinciamo e dobbiamo vincere qualsiasi squadra ci capiti, che sia Bari, che sia Foggia, che sia Monopoli.
Siamo sempre i soliti di inizio anno. Inizio anno siamo partiti benissimo e tutti dicevano che potevamo stare là, e adesso siamo sempre i soliti e dobbiamo cercare di fare punti per stare là, perché possiamo farlo. E noi siamo convinti di questo. Il centrocampista offensivo classe 2002, Luca Lombardi, è vicino alla firma con il Teramo. Cresciuto nelle giovanili dell'Ancona, il giocatore si è messo in evidenza in Serie D con la maglia della Recanatese, per poi essere ceduto al Monza nel gennaio 2020. Da giorni Lombardi si sta allenando col Teramo. L'operazione va in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Teramo e di controriscatto per il Monza. Dopo il giorno di riposo di ieri, la squadra invece tornerà ad allenare questo pomeriggio per preparare il match di sabato, come abbiamo visto, con la vice capolista Bari, che avrà in organico l'ex Pietro Cianci. Il giocatore, che è ancora di proprietà del Teramo, sta chiudendo anzitempo il prestito al Potenza per trasferirsi alla corte di Gaetano Auteri. Questa sera tutte le news di mercato nel consueto appuntamento delle 21 con Proteramo. Ospite il direttore sportivo biancorosso Sandro Federico. La Serie D, andiamo appunto nel campionato. Croce è contento, il nuovo è un gran gruppo. Il centrocampista Marco Croce è stato il match winner del 2-1 che il Castelnuovo ha rifilato alla Recanatese. L'ex giocatore del Giulianova si è detto soddisfatto della scelta di aver posato il progetto della matricola del Vomano, tornata capolista nel girone F di Serie D. Il servizio di Stefano Recanati. Raccontaci la gioia di questo gol, perché è fondamentale, perché è arrivato in un momento difficile della gara ed è arrivata quando a Castelfidardo il risultato è diventato di parità tra Castelfidardo e Fiuggi e siete tornati avanti. Sì, ma a prescindere dal risultato degli altri, che ti dico la verità, vediamo e non, nel senso, noi dobbiamo pensare a noi. È davvero un risultato importante per noi perché è arrivato contro una grande squadra, ma soprattutto per come è arrivato. Penso che fino al 90esimo abbiamo creduto a questa vittoria, quindi siamo stati bravi a crederci. Anch'io su quella palla speravo che Rosario Di Rocco facesse proprio quello ed è arrivata proprio lì, sono contento. Come si è trovato a Castelnuovo? Credo bene, perché si vede anche dalle tue partite in mezzo al campo. Sì, molto molto bene, sono contentissimo e si è visto subito che questo è un gran gruppo, l'abbiamo notato subito, sono riuscito a inserirmi e sono stati bravi i ragazzi a farmi inserire in maniera così in fretta e quindi non potevo fare scelta migliore. 25 punti in classifica, ne mancano sempre pochi alla salvezza e poi chissà. Sì, hai detto bene, non sono frasi fatte, cioè, quello è il nostro obiettivo. Con questo non dobbiamo nasconderci che se riusciamo ad ottenerlo il prima possibile, poi dobbiamo essere bravi a toglierci ulteriori soddisfazioni. Ecco, in fuori casa un ruolino di marcia stratosferico, in casa qualche risultato un po' altalenante, ma la vittoria di oggi contro una pretendente al titolo mi dà fiducia. Sì, 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 molta fiducia, molta fiducia. Se non siamo stati a volte fortunati in casa, abbiamo subito dei gol che magari potevamo evitare, però alla fine la ruota gira e magari ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto in precedenza, quindi siamo contenti, dobbiamo solo continuare su questa strada che è la strada del lavoro e del sacrificio. Il TG6 termina qui, tutti i servizi sono su YouTube e sul sito tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Proteramo di Jacopo Forcella. Buona serata.